Buonasera a tutti. Intanto che aspettiamo quei secondi che trascorrono mentre le persone si entrano nel webinar, io vi do il benvenuto da parte di STEP, la Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento, e vi do il benvenuto al terzo incontro del quindicesimo ciclo di progetto paesaggio che ha per tema il riabitare la montagna. Nel primo appuntamento abbiamo parlato di riabitare la montagna prima e dopo il Covid-19. Nel secondo incontro abbiamo invece parlato di montagna, declinando l'abitare con gli aspetti economici, paesaggistici, turistici e via dicendo. Invece questo pomeriggio parleremo dei cittadini di montagna. E lo faremo in compagnia di Davide Fusari, direttore della rivista A, la rivista dell'Ordine degli Architetti, con Emanuela Schier, architetto e coordinatrice del workshop Next Step, che prenderà avvio proprio sulla base anche degli spunti e delle riflessioni che ci hanno offerto questi tre incontri di progetto paesaggio. Saluto i nostri ospiti di questa sera, Annibale Salsa, presidente del comitato scientifico di TSM Step, Mariano Allocco, presidente di Maira Energia e assessore del comune di Elva e dell'Unione Montana Valle Maira. Saluto anche Giuseppe Beppi Casagrande, sindaco di Pieve di Cadore, e Vanni Treu della cooperativa sociale Kramars di Tolmezzo. Scusate, queste cose ovviamente succedono sempre in diretta. Vi ricordo che le videocamere e i microfoni dei partecipanti sono spenti, considerato anche il numero ampio di partecipanti a questo seminario, però sono assolutamente graditi le vostre domande, le vostre opinioni che potete scriverci nella chat e che condivideremo con i relatori dell'incontro. Io vi rubo solo qualche secondo per darvi i prossimi appuntamenti, segnalarvi i prossimi appuntamenti di fine aprile e di maggio. Il 28 aprile apre il workshop di Next Step, Rimaginare il paesaggio, scale e forme dei paesaggi di soglia. Ci sarà una lectio magistralis di João Núñez aperta al pubblico. E a seguire ci saranno delle lectures nel mese di maggio di docenti esperti che parleranno proprio dei paesaggi di soglia con un approccio interdisciplinare. Infine vi ricordo che il 5 maggio inizia il corso Paesaggi di pietra. È un percorso formativo che riprende l'esperienza che è stata fatta sul legno, realizzata tra il 2019 e il 2020. In questo caso, come dice il titolo, il tema è proprio la pietra, la conoscenza della pietra declinata attraverso il suo valore materiale. Partiremo dalla cava per arrivare al cantiere, analizzeremo la presenza della pietra nella storia dell'architettura e nei paesaggi del Trentino. E ne vedremo il suo utilizzo nei progetti di architettura contemporanea. Bene, a questo punto io vi lascio a cittadini di montagna, anzi vi lascio ai cittadini di montagna e lascio la parola da Fidel Fusari per un'introduzione. Buonasera a tutti e a tutte, da parte mia solo una breve introduzione, qualche parola di benvenuto. Sono grato a STEP per l'opportunità di poter co collaborare a questa progettualità che nella sua elaborazione, nel modo in cui è stata pensata, ha messo a sistema competenze ed esperienze, ricerca e applicazioni pratiche sul territorio per cercare di comprendere come tessere relazioni e come strutturare approcci nuovi e interdisciplinari
alla programmazione, alla pianificazione, alla progettazione dei territori, diciamo così, di mezza montagna. I modi in cui questo percorso si è poi declinato li ha già riassunti Umberto, quindi non li sto a ripetere, ma sono particolarmente contento oggi di poter ascoltare assieme a voi delle esperienze che negli altri territori di montagna hanno provato a mettere a sistema le competenze e le discipline, hanno provato a declinare nella pratica molti concetti che tante volte si sentono e si leggono, ma che è difficile riuscire a declinare nella struttura degli strumenti che sono a disposizione per la pianificazione e la progettazione del territorio e del paesaggio. Non mi dilungo oltre, ringrazio i relatori per essere con noi e lascio loro la parola per poterci dare e raccontare quanto hanno sperimentato nella pratica delle loro situazioni specifiche. Grazie a tutti. Grazie Davide, riprendo io la parola e cerco un po' di tessere un filo anche rispetto, insomma, al precedente intervento della settimana scorsa, che ha gettato comunque qualche elemento, qualche spunto che oggi, secondo me, va approfondito ed esplorato appunto grazie alle buone pratiche che ci esporranno i nostri relatori. De Matteis ha parlato lungamente dell'importanza del manifesto di Camaldoli, questo documento di sintesi che raccoglie le proposte per una nuova centralità, una nuova civilizzazione delle terre alte. È una sorta di agenda politica dal basso per la montagna italiana nel contesto più ampio che appunto è quello europeo. Ma De Matteis citava anche il testo di Mauro Varotto, La montagna di mezzo, ed è questa parte di montagna che poi, di cui parliamo oggi nelle esperienze e di cui parleremo successivamente, insomma, nel workshop Next Step, che comunque trae proprio spunto da questo ciclo di conferenze. La montagna di mezzo, che appunto è associata a questo concetto del riabitare la montagna. E mi sono piaciute alcune espressioni che vorrei rilanciare, che sono espressioni che poi andranno approfondite proprio dai nostri relatori, dalla teoria, diciamo, alla pratica, delle buone pratiche che verranno illustrate. Parlando della montagna di mezzo, Mauro Varotto parla di una montagna in ombra, perdente nel confronto con la pianura e la montagna degli sport invernali, della wilderness e dei parchi. Ma questa montagna è caratterizzata da vuoti solo apparenti, definiti, pieni, dimenticati, in cui però un numero crescente di persone riconosce il carattere di una centralità diversa da quella che si trova invece in un contesto urbano. Ed ancora, altro tema che andremo a toccare oggi è quello dello spopolamento, come combattere quella che alcuni relatori di oggi hanno definito appunto una piaga. La montagna spopolata non è soltanto quella senza residenti, ma anche e soprattutto quella in cui manca la presenza di figure di abitanti che siano anche lavoratori, in grado di mettere a frutto le risorse lì presenti. Ed ancora, citazione sempre. Riabitare la montagna non significa solo andare ad abitare in montagna, ma essere disposti ad abitare la montagna. Il rischio, se no, può essere quello di passare da montagne senza abitanti ad abitanti senza montagna. Il rischio che appunto si è verificato in Svizzera, in quella che veniva definita la gentrificazione alpina. Queste appunto le basi teoriche che abbiamo considerato nello scorso intervento, ma appunto come strategie, attività, patti fra cittadini possono far fronte a questi problemi e possono in questo modo anche ad essere già degli esempi messi in pratica
di quelli che il manifesto di Camaldoli appunto già prevedeva, già affermava e descriveva, inizierei quindi già a porre alcune di queste domande che andranno affrontate nel primo intervento da parte di Annibale Salsa, che infatti ci parlerà dei cittadini di montagna tra identità locale e accesso ai servizi. Annibale, so che un altro tema che lui affronterà sarà anche quello della differenza fra la montuosità e la montaneità, un tema caro e che va anche a fondo alla radice di quelle che possono essere delle criticità in questi contesti. Annibale Salsa, antropologo, già docente all'Università degli Studi di Genova, è presidente del Club Alpino Italiano, è presidente del Comitato Scientifico dell'Accademia della Montagna, è presidente del Comitato Scientifico di STEP e membro della Commissione per il Paesaggio della Comunità di Valle delle Giudicarie. Si occupa di temi e problemi attinenti all'antropologia del turismo montano e ha condotto studi e ricerche sulla trasformazione dell'identità delle popolazioni e dei paesaggi delle Alpi. Fra le sue ultime pubblicazioni, quella che ha lasciato anche il segno in tante ricerche e seminari di STEP, i paesaggi delle Alpi. Editore Donzelli, appunto del 2019. Lascio quindi ora la parola ad Annibale. Grazie. Grazie Emanuela e buonasera a tutti quanti. Bene, è un tema avvincente quello che mi avete proposto, è un tema strategico perché la montagna sta vivendo un momento di transizione verso quello che era il mondo dei venti, vero? Disegnato da Nuto Revelli alla fine degli anni 50, primi degli anni 60, e verso invece un recupero del bisogno di montagna, ecco, direi di montanità. Poi spiegherò meglio in che cosa consiste questa differenza tra montuosità e montanità, che non è una differenza bizantina, ma è una differenza sostanziale. Quindi oggi siamo in una fase, a partire dal 2000, soprattutto in base alle ricerche sociologiche, a partire dall'anno 2005 c'è un'inversione di tendenza anche di paradigma mentale. Per cui la montagna, le terre alte, non sono, cominciano a essere sempre meno percepite come periferia, come spazi marginali. Anche qui bisogna distruggere, decostruire, però, lo stereotipo della marginalità. La marginalità della montagna non è un qualcosa che attiene alla geografia fisica, ma a mio avviso è qualcosa che attiene alla geografia politica e alla geografia culturale. Quindi, se noi storicizziamo, è vero, la presenza dell'uomo, quindi delle comunità della montagna, vediamo che ci sono dei periodi storici, a partire dal 1000 fino a oggi, in cui la montagna ha avuto momenti di grande attenzione, di grande presenza, di grande, oserei dire, centralità. Altri invece, con l'avvento della modernità, in cui la montagna è passata in una posizione di subalternità culturale nei confronti di una centralità che era, si è polarizzata intorno alla città. Parlare di cittadini di montagna non è una contraddizione in termini, non è un ossimoro, perché qui è, la lingua italiana purtroppo non ha la differenza semantica che ha la lingua francese, dove si distingue tra citoyen e citadin. E qui ciò che attiene al montanaro è la condizione del citoyen, cioè della cittadinanza, del diritto di cittadinanza, anche se non è un citadin, cioè se, anche se non è un abitante della città. Quindi è una distinzione che è importante fare, perché altrimenti si rischia di andare incontro a delle confusioni e dei fraintendimenti. Allora, questo ritorno di interesse nei confronti, è vero, della montagna è un interesse che ha dei riscontri anche dal punto di vista statistico, dal punto di vista di un ritorno, no? Del fenomeno del ritorno, che non ha niente a che vedere con il neorealismo, che era qualcosa di romantico, tardo romantico, idealizzato. Io parlo di una montagna reale, non una montagna ideale. La comprendo l'immaginario cittadino, vero, metropolitano, basato sulla enfatizzazione della montagna ideale, ma la montagna reale è altra cosa. La montagna reale è quella dell'abitare, è vero, la montagna, come è stato detto precedentemente, e non solo dell'abitare in montagna. Ecco. Allora, detto questo, credo che oggi noi ci troviamo di fronte a degli scenari nuovi, per la verità che non avevamo immaginato. Non è più lo scenario, ho detto, dei mondi inviti, dico sugli ultimi. Anche quello è un retaggio di una visione della montagna che in qualche modo era disperante, dove non c'era più nessun tipo di speranza, c'era la cultura della resa, la resa. I montanari che si arrendono di fronte a un modello di civilizzazione che non li coinvolge più, che li spinge, che li respinge
nei confronti della periferia, del margine. Ecco, questa è una riflessione che va fatta. Quindi non è vero che la montagna è per definizione marginale. Lo è diventata, ha avuto delle fasi cicliche misurabili e contestualizzabili storicamente, in cui ha avuto una centralità e una perifericità. Oggi, appunto, dopo la crisi seguita alla rivoluzione industriale, al periodo corrispondente all'intervallo tra le due guerre mondiali, soprattutto alla debacle della montagna rappresentata dal secondo dopoguerra, quindi, come ho detto, dalla fine degli anni 50, anni 60, qui appunto l'amico Mariano, vero, sa benissimo che, e anche Vanni, che rappresentano i due estremi opposti dell'arco alpino, no? È vero, quello delle Alpi sudoccidentali, quindi del Tunese, delle Alpi marittime, Liguri, Corse meridionali da una parte e delle Alpi Carniche e Giulie dall'altra, e in qualche modo hanno conosciuto questo dramma che, peraltro, io ho visto soprattutto nelle valli del Cunese, dell'entroterra Ligure, dove questo fenomeno, vero, mi ha coinvolto anche personalmente. Quindi anch'io ho conosciuto quel tipo di situazione di criticità. Ecco. Allora, chiaramente questo scenario non c'è più, però bisogna accompagnare questo processo di recupero, di riscoperta della montagna, nell'ottica della montanità. Allora, perché montanità e non montuosità? Perché il termine montuosità rimanda al dato statistico dell'incidenza sul territorio nazionale della superficie montuosa. E quindi tutti sappiamo che la superficie del territorio della Repubblica Italiana corrisponde al 54% di montagna, a un 20% di alta collina e complessivamente a un 70%. Ma la domanda che io mi sono sempre posto in maniera radicale, qual è questa montuosità conclamata? Corrisponde ad una montuosi, ad una montanità, cioè una consapevolezza dell'appartenere ad una cultura della montagna. Ecco, in questo io ho visto sempre un divario profondo, ho sempre visto un dualismo, una sorta di cesura difficile da colmare. Ora noi dobbiamo colmare questa cesura. La montuosità è un dato di fatto misurabile geometricamente, matematicamente, statisticamente. La montanità è un qualcosa da costruire culturalmente, e quindi da costruire sul piano psicologico, antropologico, culturale. E questa è la grande vera sfida: andare alla riscoperta della montanità, montanità di cui certamente sono portatori nativi della montagna, ma che poi può essere anche acquisita da chi non è un nativo, e quindi da chi introietta un'idea di montagna e quindi di montanità che corrisponde alla montagna reale e non alla montagna sognata, ideale, salottiera, è vero, un po' radical chic, nella quale io assolutamente non mi riconosco, perché questo approccio comprensibile non porta, non giova alla montagna, anzi la danneggia profondamente, perché rischia di costruire, alimentare un immaginario che non corrisponde alla realtà, e dando luogo a tutta una serie di stereotipizzazioni che non giovano, ripeto, alle terre alte. Quindi, detto questo, io penso di aver esaurito il mio tempo, Emanuela. Quindi la mia provocazione è questa. Ecco, allora facciamo in modo di non sbandierare soltanto i dati sulla montuosità. Cerchiamo di costruire e di implementare e di incrementare i dati sulla montanità. Allora, le persone che abbiamo qui, che io ho avuto il piacere di invitare, rispecchiano, è vero, questo tipo di vissuto. È vero. E quindi Mariano Loco, regato la Valle Maira, che sapete è una valle di eccellenza, che ha conosciuto i drammi dello spopolamento, poi dirà lui di me, e Beppi Casagrande, che porta l'immagine di un Cadore, e quindi se vogliamo allargarlo a una provincia di Belluno, non chiamiamolo bellunese il Cadore, vero? Beppi, chiamiamolo Cadore, come ecco, la provincia di Belluno è un'altra cosa, che comprende anche altri circondari. E lo stesso dico a Val, la Carnia, no? Ecco, che l'abbiamo appena conosciuto qua. Però mi pare che oggi questa attenzione alla montanità e ecco, quel recupero delle idee montagne sia trasversale a tutto l'arco alpino, dalle Alpi Marittime e Liguri fino alle Alpi Carniche Giulie. Grazie, grazie Annibale, sempre preziosissimi i contributi che poi andranno appunto approfonditi nelle esperienze degli altri relatori. E la montanità si vede in quelli che nelle pratiche di cui ci parlerà
Mariano Allocco, appunto, ha già introdotto la figura di Mariano Annibale Salsa. Mariano Allocco è un ottimo conoscitore dei problemi della montagna, non solo perché risiede lì, ma perché ha svolto importanti ruoli di amministratore locale. Ma perché appunto da anni riflette, studia e scrive sulla montagna. Vorrei citare un libro di Mariano Allocco, Ex sudore popoli, appunti politici dalle terre alte del Piemonte. Anche qui, dalla teoria alle buone pratiche. Cosa è successo quindi nel territorio di Mariano Allocco? Quali sono alcuni esempi in cui forse una comunità energetica di vasta scala riesce a parlare, a far parlare di montaneità? La parola quindi a Mariano Allocco. Buonasera a tutti. Vi parlo dall'Alta Valle Maira. Mi piace dire che arrivo dal Medioevo perché la mia infanzia l'ho vissuta in un paese dove ho visto accendersi la prima lampadina e arrivare la strada che è servita poi per andare lì. Ho cercato di riassumere il mio pensiero in un intervento che poi vi mando, così rimane, penso, agli atti, possa essere spedito. Adesso vedo di riassumervi le cose che ho cercato di mettere giù. Perché in questo momento storico penso che le Alpi abbiano qualcosa da suggerire a un Occidente che vede le sue certezze messe in dubbio, e sono messe in dubbio da questa pandemia. Più di anni di storia vissuti quassù, a confronto di una geografia e ad una stagionalità immanenti, hanno lasciato una traccia profonda, una traccia che può essere letta guardandosi attorno, una traccia che è rappresentata dal paesaggio che ci circonda, un paesaggio culturale, non è wilderness. Ma prima di tutto, qual è la situazione in questo momento delle Alpi? Negli ultimi 2 decenni si è proceduto a tappe forzate all'indebolimento di un impianto istituzionale che ha retto per secoli. Perché succede questo? Le Alpi sono state popolate in modo stabile dall'anno 1000 in poi, per una scelta chiara, una scelta fatta nei secoli bui, ma che bui poi non lo erano affatto. Libertà e buone vianze, queste sono le due parole magiche per vivere, che hanno permesso di vivere il monte. E su queste due parole si è retta l'economia delle Alpi. Libertà, buone vianze, ci aggiungerei cultura. Il modello di governo comunitario, attenzione a quelli che erano riconosciuti come beni comuni, e una chiara riconosciuta autonomia hanno permesso di stare quassù, a tutte le popolazioni. Alpiano era tutto diverso. Le Alpi sono state e sono un luogo tra i più antropizzati d'Europa. Significativo poi che quassù si siano fatte montanare culture che altrove confliggevano. Guardate che l'Europa da sempre è segnata da un confine interno, il confine reno-danubiano, che da 2 anni, da 2 millenni, dalla disfatta di Teutoburgo separa due mondi, quello mediterraneo da quello del nord Europa. Sulle Alpi questi due mondi invece hanno convissuto da sempre. Cimbri, Mocheni, Walser, popolazioni tedesche hanno vissuto quassù, con culture e hanno convissuto con culture mediterranee e latine, come quella occitana, che è la mia. Il confronto con una rugosità del territorio, una stagionalità immanenti, hanno prevalso su tutto, imponendo allora, come ora, una collaborazione indispensabile. Il vivere il monte si appoggia anche su una colonna portante che in questo momento può creare problemi e secondo me li creerà, ed è la predisposizione a comportamenti eterodossi nei confronti dell'esterno. E non mi riferisco solamente a questioni inerenti alla religione. Per Fermat Braudel, le montagne sono l'ultimo rifugio della democrazia e della libertà. Un rifugio che potrebbe ora diventare prezioso. Nei secoli bui del Medioevo, come ho detto, signori illuminati hanno deciso di popolare le Alpi, concedendo a loro che le risalivano e che volevano viverle, libertà che altrove non erano concesse. Ora il modello di governo della questione montana, specialmente sul versante italiano, è del tutto diverso e sta allontanandosi sempre più da quell'impostazione vincente. Libertà e buone vianze sono sotto attacco. Il monte non ha praticamente né rappresentanza né voce,
una catena di comando che è sempre più un'impostazione piramidale. Lo smantellamento delle comunità montane, la sostituzione con unioni montane in Piemonte, l'introduzione del maggioritario nell'elezione dei sindaci, hanno contribuito, a mio avviso, a smantellare quell'approccio comunitario sul quale si è basato per un millennio il vivere. Primo passo urgente è quello di ripristinare la sussidiarietà nel governo delle Alpi, ridando alle istituzioni locali ruoli, strumenti, risorse per pensare un avvenire possibile. Teniamo conto che ora l'ambiente, non l'uomo che lo vive, è posto al centro dell'attenzione di una politica che è pensata altrove. Il ritorno al monte sarà ipotizzabile solo se l'attenzione viene nuovamente posta sull'uomo che questo ambiente vive e che di questo ambiente è garante. Questo è il motivo per cui qua in Valmaira abbiamo fatto la comunità energetica di area vasta, il motivo per cui avevo fatto la Maira Spa nel 98, di cui ora sono tornato presidente. Sulle Alpi l'antropizzazione ha prodotto il panorama alpino che conosciamo, un panorama culturale, un panorama stupendo in cui la bellezza ed estetica sono il risultato di secoli di presenza umana. Il concetto di wilderness è qualcosa che riguarda Siberia, Canada, non riguarda l'Alpi. Poi bisogna fare i conti con l'attenzione sempre più evidente che viene posta alle risorse che rimangono quassù. Segnali di politiche coloniali sono sempre più evidenti. E sono alla base, a mio avviso, dello smantellamento delle istituzioni locali. Acqua, biomasse, stoccaggio della CO2 nei boschi, bellezza, queste sono le risorse che interessano. Dopo l'ultima grande tragedia, che è stata la Seconda Guerra Mondiale, l'ha menzionato Annibale prima, si è guardato verso il monte per prelevare gli operai che servivano all'industrializzazione della pianura padana e si sono lasciate fallire migliaia di aziende nelle valli. E quelli che erano imprenditori sono diventati operai nelle industrie delle pianure. Guardate che il bilancio economico di questa operazione rimane tutto da fare. Ora cosa succederà? Si capirà che l'unica strada possibile è quella di una nuova alleanza tra monte e piano, recuperando un modello vincente che è stato utilizzato un migliaio di anni fa. Il virus ora interroga l'inurbamento, interroga la creazione e il governo della massa. Necessaria, la massa era necessaria ai processi di industrializzazione iniziati a fine Settecento. E io ho visto e vissuto la povertà sulle Alpi negli anni 50 e 60. Quando sono andato via avevo 12 anni nel 62. Ma era qualcosa di diverso da cosa sta emergendo nelle periferie urbane. Lì ora c'è la miseria, cosa ben diversa da quella povertà. E questa miseria non ha via di fuga, questa è una miseria che è una bomba a orologeria. Ora si parla di ritorno al monte, di ripopolamento di borghi, ma un conto è la poesia, un altro è la prosa. Il rischio è che si guardi verso le Alpi con un atteggiamento predatorio per la terra in fondo, invece di impostare un patto fra uguali e pensare un avvenire possibile. Ora in basso non servono più risorse umane come nel primo dopoguerra. Serve altro, e quassù ci sono acqua. Con i dislivelli ci sono le foreste, c'è un paesaggio e c'è bellezza. Queste sono risorse importanti e su questo si giocherà il futuro delle popolazioni alpine e su questo bisogna impostare un patto con la pianura. Il ritorno al monte, sempre che si inneschino dinamiche di questo tipo, ha bisogno di un grande sforzo organizzativo, di un cambiamento di paradigma nel rapporto tra monte e piano. Cosa fare? Cosa si può proporre? Primo, difendiamo innanzitutto l'impianto organizzativo dei piccoli comuni alpini. Questa è una mia profonda convinzione, che ora è sotto attacco. Un attacco subdolo e che passa attraverso lo smantellamento del supporto organizzativo. La sussidiarietà è quanto serve per il governo al monte. Peccato che rimanga una parola, quella sussidiarietà, di cui ogni tanto qualcuno e qualche organizzazione si riempie la bocca e basta. Poi serve una legge quadro sulla montagna, va applicata una legge che c'è. È la 97 del 94. In essa i temi sono tutti presenti. Vi suggerisco di leggerla, ma rimane questa legge in buona parte nel cassetto. A mio avviso è rimasta inapplicata proprio perché ha il suo centro sull'uomo che vive il mondo, perché ha come obiettivo le insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti. Questo recita il primo articolo. La legge Carlotto, come la chiamiamo noi, prende il nome dal suo relatore, il senatore Natale Carlotto, che tra l'altro ha fatto 90 anni domenica, è brillante, sta benissimo, che va ora
questa legge riletta e aggiornata, ma l'impianto è solido. Cito un esempio, il sedicesimo articolo di questa lettera, che dice che per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali per pubblici esercizi con meno di 60 milioni, siamo nel 94, si parla di lire, può avvenire sulla base di un concordato. In tal caso le imprese sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione, di ogni certificazione fiscale. Quante volte abbiamo sentito parlare di esenzioni fiscali necessarie per la montagna? C'è una legge, è una legge, applichiamola per Bacco. Questa è la proposta che lancio qua, quella di rileggere quella legge. Va rivista poi la strategia nazionale delle aree interne, la SNAI, perché così come è organizzata non sta dando i risultati attesi. Un'ottima intuizione, nata alla fine del 2013, ha innescato attese, ha innescato speranze, ma ad oggi le ricadute sono ben poca cosa. Qualsiasi azienda che si fosse data un piano strategico nel 2014 e che dopo 8 anni non ne abbia ancora fatto nulla, sarebbe in crisi e le ipotesi progettuali di allora sarebbero obsolete. Il difetto sta nel manico, e vado a chiudere. Tutto viene impostato al centro e controllato da una burocrazia barocca e bizantina. Perché non provare a ribaltare l'approccio? Perché non delegare completamente alle periferie l'utilizzo delle risorse a disposizione, permettendo l'aggiornamento di progetti vecchi di anni? Questo sarebbe un esercizio virtuoso. Guardate che per il dopo pandemia ci troveremo di fronte a un bivio: o il monte e il piano siglano un patto fra pari, concedendo di nuovo al monte libertà e buone vianze per permettere un inizio di ripopolamento, oppure si corre il rischio che si innescano politiche di carattere coloniale per drenare le ultime risorse rimaste quassù. E allora la presenza dei montanari diventerebbe un impaccio, altro che ripopolamento. La parola che riassume il percorso virtuoso è sussidiarietà, l'alternativa è colonialismo. Chiudo con l'auspicio che si riesca a creare un'alleanza alpina, coinvolgendo anche i due versanti, il versante estero, perché per noi montanari i confini non sono sullo spartiacque, ma corrono lungo curve di livello che sono in fondo valle. Speriamo che prevalga il buon senso e la saggezza. Grazie. Vi Grazie. manderò poi questo. Grazie. Sussidiarietà versus colonialismo, quindi, per un patto fra il piano e il monte, in cui appunto le risorse non siano sciacallate, ma che siano ben gestite. Era anche questo l'obiettivo appunto della comunità energetica di area vasta. E, altre buone pratiche, quindi ci spostiamo quindi in un'altra area. Siamo quindi nel Cadore con Beppi Casagrande, giornalista, professionista, ex caporedattore della RAI di Venezia e di Bolzano, nonché appunto sindaco di Pieve di Cadore. Anche in questo caso alcuni temi, quello ad esempio di iniziare a far parlare, aggregare più comuni, ipotizzare di poter lavorare insieme, perché no, attraverso tavoli di lavoro e di confronti in vari settori, affinché appunto si possa iniziare a pensare a riabitare non in montagna, ma la montagna. Lascio quindi la parola a Giuseppe Casagrande. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Io ho in mente due considerazioni da condividere con voi. La prima nasce dalla fotografia della situazione in cui versa il mio comune e il Cadore tutto, una situazione problematica di una montagna che, pur richiamando nuova attenzione, come diceva prima il professor Salsa, si sta spopolando. Di fatto è così. Da noi è ancora così, il trend punta allo spopolamento. La seconda considerazione riguarda le iniziative che il mio comune sta mettendo in pista per cercare di affrontare da protagonista la situazione che ho definito preoccupante, problematica. Non dico nulla di sensazionale, rammentando la preoccupazione di un numero di abitanti che sta calando. Lo spopolamento interessa un po' tutta l'area alpina in generale, ma non soltanto la nostra area alpina, sono poche le aree di montagna in cui questo fenomeno non si sta verificando. Diciamo che rispetto ad altri comuni noi viviamo questa situazione in maniera accentuata perché è scoppiata e sta esplodendo ancora
ad iniziare da un'epoca recente, che è quella della crisi dell'occhialeria, che qua è stata molto importante. Questo fenomeno vale per Pieve di Cadore, per il Cadore e anche per l'intera provincia di Belluno, che è una provincia, una delle tre province montane per antonomasia. Ecco, parte da queste considerazioni l'esperienza che stiamo vivendo come amministrazione comunale di Pieve di Cadore, un impegno che sta mobilitando già adesso tanti soggetti e che dovrebbe, anzi, che vorremmo mobilitasse tutti gli abitanti di questo territorio, anche quelli che qui vengono in vacanza. Permettetemi una noticina, tanto per chi non conosce Pieve di Cadore, per dire che Pieve di Cadore ha 3.800 abitanti, si trova a 800 metri sul livello del mare, non è mai stata una località famosa dal punto di vista turistico, anche se qua, pensate, qua c'era una succursale al Casinò di Venezia fino agli anni 60. E poi non ci sono piste da sci, quindi adesso l'economia si basa su un po' di turismo e soprattutto sul manifatturiero dei piccoli laboratori che sono rimasti delle occhialerie. Ecco, tutto questo mette in evidenza in maniera eclatante quel fenomeno di spopolamento di cui dicevo, perché alle volte si diceva c'è lo spopolamento in atto perché mancano i servizi. Ecco, non è vero qua da noi. Qua c'è l'ospedale, vicino all'ospedale c'è la base operativa del 118 che serve per tutta la provincia di Belluno, c'è un RSA, c'è una casa di riposo per autosufficienti, c'è il liceo scientifico, sono 5 istituti tecnici superiori, tra i quali la scuola di ottica, che è l'unica scuola di ottica pubblica a livello regionale. Anche i posti di lavoro, soprattutto grazie al manifatturiero, dicevo, con piccoli laboratori, mantiene un 4.000-4.500 posti di lavoro, che non sono pochi per un territorio come il Cadore, che è di 31.000 abitanti. Ecco, una volta il Cadore rappresentava il distretto dell'Occhiale, era una cosa famosa, insomma, poi hanno cominciato le delocalizzazioni verso il sud della provincia, ma soprattutto verso i paesi dell'est, verso la Cina. Ecco, positiva dunque la presenza di servizi, positivi i livelli occupazionali, eppure questo fenomeno rischia di svuotare Pieve di Cadore. Perché? Perché questa piaga? Ecco, possiamo dire che il ridimensionamento della popolazione è associato a tanti fattori, a cominciare, ve lo insegnate voi, dal fatto che i morti superano i nati, per esempio, poi c'è l'abbandono della propria terra da parte di giovani che si allontanano per studiare e vanno a laurearsi, magari in materie che qui non troverebbero comunque sbocco occupazionale, quindi restano fuori del Cadore. E poi c'è l'estinzione del genius loci comunitario. Ecco, viene meno il riconoscersi orgogliosi di appartenere ad un territorio. Ecco, vedo il sorrisetto di Annibale Salsa, perché lui qua ha battuto il tasto tante volte. Ecco. E ora, con la crisi sanitaria, tutti questi problemi, su questi problemi abbiamo aperto un confronto, un bellissimo confronto, costruttivo, e ce lo dicono quelli che stanno partecipando a questa iniziativa. E intanto ci siamo detti che da soli non saremmo andati da nessuna parte, e allora abbiamo portato questa istanza, questi interrogativi, questa radiografia territoriale, abbiamo portato in seno alla magnifica comunità di Cadore, che è un ente antico che da sempre, oltre a salvaguardare l'identità territoriale, promuove cultura. La magnifica comunità di Cadore raggruppa 22 municipalità. Insieme abbiamo cominciato a pensare a come gettare le basi per una crescita delle nostre comunità seguendo il ritmo della sostenibilità, una crescita proiettata verso il futuro. Come vorremmo che diventasse questa nostra terra, il mio comune, a cominciare dal mio comune, fra 10, 15, 20, 30 anni. Abbiamo coinvolto i portatori di interesse di Pieve di Cadore e di tutto il territorio, Stato, mercato, società,
tanto per sintetizzare, abbiamo interpellato alcune figure di studiosi ed esperti di problematiche della montagna. Il professor Salsa è uno che conosce molto bene queste nostre montagne ed è stato il primo al quale abbiamo chiesto aiuto. Abbiamo contattato esperti di progettazione dello sviluppo. Da questo mettere insieme tante forze variegate, ma partecipi ad un cammino unico che va verso il traguardo del salto di qualità, il bene della montagna. Cosa ci aspettiamo? Ci siamo chiesti quando abbiamo cominciato questo cammino. Innanzitutto ci aspettiamo il rafforzamento dell'identità distintiva di questa montagna. Questo perché abbiamo capito che soltanto riconoscendoci orgogliosi di essere montanari è possibile lavorare per la vita della montagna e nella montagna. E poi perché da questo lavoro vogliamo che sortiscano le energie per irrobustire le reti economiche, sociali e istituzionali affinché possano assumersi un ruolo importante di coprogettazione di un cadore sostenibile, attrattivo, competitivo. E che in questo momento stiamo attivando alcuni gruppi di lavoro, ognuno dei quali, partendo dal problema settoriale specifico, dovrà, attraverso il confronto con gli esperti, elaborare dei progetti specifici. Faccio un esempio: abbiamo preso in considerazione la forza lavoro. Noi abbiamo una grossa preoccupazione: fra pochi anni, pochissimi anni, ogni 15 lavoratori che andranno in pensione, ce ne saranno soltanto 10 che li rimpiazzeranno. Ed ecco qua che si apre il capitolo degli immigrati. Immigrati che hanno bisogno, così ci siamo detti fin dalle prime battute, hanno bisogno di essere aiutati nell'integrazione, hanno bisogno di aiutarli a partecipare, hanno bisogno di diventare cittadini oltre che lavoratori e sostituire i nostri che vanno in pensione, hanno bisogno di diventare dei protagonisti, insomma. Altro tema sul quale si è costituito il lavoro, i tavoli di lavoro, è il ruolo della pubblica amministrazione, che non deve essere più soltanto produttrice di servizi, ma anche produttrice di politiche pubbliche, in quanto la sua azione deve coordinare sempre più soggetti pubblici e privati. Governare il territorio con la pubblica amministrazione deve avere uno scopo, quello di catalizzare, di oltre che gestire, di mettere a sistema contributi di natura diversa per rispondere ai bisogni della gente. E qua dialogare per favorire la partecipazione diventa prioritario. Uno spazio importante di confronto con le istituzioni provinciali e regionali sarà riservato, per esempio, al governo della montagna, che, come ci insegna Annibale Salsa, non può essere pensato e disposto in pianura. Superfluo a questo punto ribadire che per arrivare a prospettare soluzioni ai problemi che ingabbiano la montagna, la nostra montagna, c'è bisogno che i vari soggetti scelgano di fare squadra, lavorino insieme. Soltanto così possiamo generare questo percorso che ci fa trapassare questo tempo di crisi ed aprire una strada di benessere per questa porzione di montagna dolomitica, impegnandoci anche nell'elaborazione di un piano strategico che ci consenta, questo l'abbiamo ribadito anche con l'aiuto di alcuni funzionari della Regione Veneto, un piano strategico che ci consenta di cogliere tutte le opportunità che ci si presenteranno sul piano anche finanziario, a cominciare dalla nuova programmazione 21-27, e poi noi avremo le Olimpiadi di Cortina, e poi qua si svolgeranno i campionati del mondo di canoa, eccetera, eccetera. Per concludere vi dico che ci siamo dati come ritmo progettuale il metro della sostenibilità competitiva, che si concretizza sostanzialmente dal nostro punto di vista con tre azioni: la transizione ambientale, la trasformazione digitale e l'innovazione e la transizione inclusiva. Sono parole magiche che vedono impegnati su alcuni tavoli, alcuni gruppi di lavoro, soprattutto i giovani, che siamo riusciti a richiamare dalle loro sedi dove stanno studiando per dedicarci
del tempo di riflessione. Speriamo che questo possa contribuire a far sì che loro ritrovino quell'identità, quella voglia, quell'orgoglio poi di restare qua. Grazie. Grazie a Giuseppe Casagrande anche per questi ultime chiavi di lettura, ad esempio questa della transizione inclusiva, che quindi per portare, aprire porte ai giovani che vengano catalizzati, attirati appunto nel poter riabitare la montagna e non in montagna, ma strategie sempre rivolte all'innovazione sociale, invece questa è un'altra parola che sentirete durante questi interventi, sono quelle che sono alla base di Kramars, della cooperativa Kramars. Siamo in Friuli, cooperativa fondata nel 1997 anche grazie a Vanni Treu, di cui appunto è stato per molti anni il presidente, il CDA della stessa cooperativa. E interessante è gli obiettivi di questa cooperativa sono quelli di volersi aprire al mondo per creare e offrire ai suoi utenti nuove opportunità di lavoro e di reddito. Kramaras si occupa di ricerca e sviluppo, ideazione e messa a punto di strumenti nuovi nel campo dello sviluppo locale, appunto dell'innovazione sociale, sempre con un occhio di riguardo alle persone e alle imprese che scelgono la montagna come luogo della loro vita. Tante sono le uscite, le proposte che questa cooperativa ha portato a termine, tante sono in fase di attuazione, ma ce le racconterà molto meglio Vanni Treu, a cui lascio la parola. Grazie Manuela, hai alzato decisamente il livello dell'asticella, perché hai creato delle attese non da poco. Parlare per un ultimo però significa avere una grande opportunità. L'opportunità di poter fare una zoomata su tutto quello che è stato detto finora per introdurre l'argomento con cui volevo parlare, ma soprattutto parlare per ultimi significa anche mostrarvi tante immagini, perché dopo un'oretta e passa di chiacchiere forse è il caso di vedere qualche cosa. Pertanto un attimo che prepariamo cosa vedere. Si vede? Sì. Perfetto. Allora, riprendo un attimo quello che diceva Mariano prima, no? Il fatto che esiste la necessità di fare un patto fra il piano e il monte. È vero, noi parleremo dopo, verso la fine del mio intervento, di patti proprio, patti fra gente, fra attori sociali, patti fra comuni e imprese, patti fra associazioni, comuni, imprese e cooperative. Annibale parlava di riabitare la montagna, parleremo alla fine, vedete qua sommario, parleremo alla fine proprio di un progetto legato anche a riabitare la montagna che è di prossimo avvio qua in Carnia e nel Parco delle Tre Alpi giù. Però devo sottolineare alcune cose di Beppe. La parola chiave del suo discorso è riaccendere l'abitante, secondo me. Come fare a riaccendere l'entusiasmo, riaccendere la voglia di vivere in montagna? E riprendo quello che diceva Annibale, cioè che vuol dire non la montuosità, ma è la montanità, la consapevolezza di vivere in un luogo che non è piatto, in un luogo che non è a piatto. Una risposta mi è venuta in mente, potrebbe essere cominciare a ragionare con i bambini, che frequentano le scuole elementari, di orientamento precoce, per ridare loro un genus loci, no? E lì la Magnifica potrebbe lavorare veramente. Ecco, questo è di ciò che mi piacerebbe parlare, però prima vorrei fare un'introduzione. Un'introduzione che è legata un po' a quell'aspetto di innovazione sociale che esisteva fino al primi del Novecento in Carnia, ma non solo in Carnia, in tutto l'arco alpino friulano, in cui il materiale, la materia prima agricola il settore agricolo era preponderante, ma lì lavorare. Perché adesso mi è scomparso? Vedete ancora voi la slide? Sì. Perfetto. Ma la fine, verso la metà del Novecento,
del lavoro agricolo, che significava fare comunità, la raccolta del pieno in forma collettiva, la gestione del bosco in forma sussidiaria, la chiusura delle latterie turnarie in forma associata, la gestione della latteria turnaria. Io ricordo che a Collina di Ponte Avoto, un paese che adesso avrà 30 anni, 21, un paesino, è nata la prima cooperativa latteria del Friuli Venezia Giulia a fine 800. L'abbandono dell'agricoltura in montagna ha significato rimettere in discussione un modello economico, ha significato creare nel fondo valle le piccole e medie imprese, ha significato, dopo la metà del Novecento in Friuli, creare quelle cose che si sono chiamati consorzi industriali. Qua voi vedete dei grafici, in sostanza, sono tre grafici che vi raccontano l'andamento della popolazione dal primo censimento del 1870 all'ultimo censimento ITA del 2011, e vedete che l'unione territoriale del canale del Ferro Valcanale, che è quella che ha come riferimento Tarvisio, che è un polo posto all'estremo nord, quindi non nel fondo della valle, ma di sviluppo prettamente turistico, ha lo stesso andamento dell'ultimo delle Dolomiti Friulane, l'unione territoriale delle Dolomiti Friulane, che è uguale a quello della Carnia. In sostanza, che cosa è successo? È successo che con la trasformazione del sistema economico dal settore primario al settore secondario, la gente ha cominciato ad andarsene. E qual è stata la risposta dei grandi geni, dei pianificatori urbanistici della regione Friuli? È stata quella di costruire in fondo valle dei grandi centri, dei consorzi industriali. Perché si dichiarava che avrebbero trattenuto, fermato l'emorragia degli abitanti. In realtà, leggete bene, a Tolmezzo, che è un po' il capoluogo della Carnia, che è in fondo valle, che ha la sede del consorzio industriale, nel 1871 aveva 4.500 abitanti. Nel 2011 li ha raddoppiati. Ma il contesto della Carnia è passato da 48.000 abitanti a 32.000 abitanti, meno il 20%. Dove sono andati quegli abitanti? In parte a Tolmezzo. Quindi anche il rafforzare politicamente e economicamente quelle zone di fondo valle, in sostanza non ha fatto altro che accelerare l'emigrazione verso il fondo valle. Lo diceva Mariano prima, lo diceva raccontando l'esempio dell'industrializzazione nelle valli piemontesi. Ma in Friuli c'è un'altra questione. Ci sono state delle figure che hanno fermato l'innovazione sociale. Quali sono state queste figure e alcuni ruoli? Beh, principalmente le malelingue. Quando uno faceva qualche cosa di diverso rispetto a quello che ci si aspettava all'interno della comunità, veniva additato. Creare un qualche cosa di nuovo dentro una comunità rurale, quella alpina friulana, significava essere messo al bando. Dove pensa di andare? Poi ci sono tre figure. Una è quella dei signori, che tradotto in italiano significa i signori. Chi erano i signori? I signori erano quelli che dal primo secolo del 1100 in avanti, fino all'inizio, a fine 800, erano quelle persone che avevano saputo gestire ed arricchirsi utilizzando i beni boschivi, utilizzando le proprietà collettive, sfruttando quello che era il territorio, come diceva Annibale prima, della montanità. Ma col cambiamento del paradigma in cui l'economia non era più agricolo-forestale, pastorizia, eccetera, ma era di agricoltura, il nuovo CEO, il nuovo signore, chi era? Il direttore di banca, il medico, l'insegnante, il professore, che si era arricchito con un modello economico completamente diverso, completamente scollegato rispetto al territorio in cui abitava. Però la figura del CEO era determinante per prendere le decisioni. Era una persona alla quale ci si rivolgeva per prendere le decisioni. Era quello che si direbbe oggi uno stakeholder. Altra figura erano i vecchios. Chi erano i vecchios? I vecchi erano quelle persone sagge,
quelle persone che nella prima, con il sistema economico del settore primario, erano quelle persone che portavano avanti il sapere, la conoscenza del territorio, erano i depositari del territorio. Mentre adesso i vecchios non erano altro che un freno all'innovazione sociale. Perché? Perché il loro sapere non era funzionale all'innovazione che si stava introducendo nel sistema economico contatto. Poi c'è quello che mi piace di più, il signor Sartor. Era uno personaggio, il signor Sartor, era quel personaggio che nelle piccole comunità di montagna, friulane, aveva fatto una scuola particolare, aveva fatto un seminario, ma non l'aveva concluso. Però era una persona culturata e a cui piaceva dare consigli, dispensare saggezza, ed era un altro che frenava l'innovazione sociale. Tutto questo, se volete approfondire, lo trovate in un libro bellissimo che è scritto da Patrick Hidi, un antropologo inglese, che ha fatto, doveva fare un paio di mesi in Friuli, in Carnia, ed è venuto qua senza sapere una parola di italiano, ha trascorso più di 2 anni e se n'è andato parlando friulano, ma ha scritto questo libro qua bellissimo che veramente dà uno spaccato della società friulana montana. Di cosa parliamo adesso? Parliamo di una cosa, di come noi la intendiamo questa innovazione sociale, no? Però deve essere un'innovazione che ragiona su alcuni dati. Il primo dato da prendere in considerazione è il portale di Open Coesione. Il secondo ragionamento, abbiamo provato a fare una differenza tra i dati economici che ci sono fra Udine, la provincia di Udine, e la provincia di Trento. Open Coesione è il portale gestito dal governo italiano, all'interno del quale finiscono le comunicazioni di tutti i contributi, di tutte le finanze pubbliche che cadono all'interno di un territorio. Quindi se un'impresa privata ha avuto un contributo per fare qualcosa, se una famiglia ha ottenuto un contributo pubblico per fare qualcosa, e vengono localizzati non solo all'interno della provincia, ma addirittura all'interno del singolo specifico comune. Andando a fare una conta molto velocemente, noi possiamo vedere che gli abitanti della provincia di Udine e gli abitanti della provincia di Trento sono molto, molto simili. Si tratta di 526 abitanti della provincia di Udine. Siamo nel periodo 2007-2013. Perché? Perché in quel periodo lì ormai sono stati rendicontati tutti i contributi pubblici. Udine ha 526.000 abitanti nel 2013, Trento 542.000 abitanti. Da noi si dice, sì, a Trento funziona tutto, ma hanno tanti soldi in più. La dimostrazione che proprio tanti soldi in più non li avete avuti a Trento è questa, ovvero l'importo attratto della provincia di Udine dal 2007 al 2013 sono 386 milioni di euro. Quelli attratti dalla provincia di Trento 368 milioni di euro. Pari a euro abitanti 734 per la provincia di Udine e 679 per la provincia di Trento. Se andiamo a vedere Trieste, insomma, lasciamo perdere perché non vale la pena, però quello che ci interessa è capire dove sono stati investiti questi soldi. E vedete come i contributi alle persone, provincia di Udine, sono solo l'8%, i contributi alle persone nella provincia di Trento sono pari a quasi il 21%, 3 volte tanto. Quindi un ragionamento che mi piace fare è poi che impatto ha la politica rispetto all'andamento della popolazione, no? Perché non è solo una questione di soldi, è un cercare di ragionare da dove ripartire. Questi qua sono dei grafici che riprendono in mano l'andamento della popolazione dal 2000 al 2019. Voi vedete come la provincia di Trento, che sta in alto, ha avuto un momento di crisi nel 2010 e poi si è ripresa ed ha continuato a crescere lentamente ed attirare mobilità, mentre invece la provincia di Udine è ormai praticamente superata dalla provincia di Trento come capacità attrattiva, pur avendo avuto più soldi.
Vi ricordo che la provincia di Udine ha anche dentro località balneari come Lignano. Pertanto, chissà cosa è successo in montagna, no? Adesso io partirei a ragionare che la montagna vista da Valcola è come Heidi, in sostanza, no? Ma Heidi 60 anni dopo, no? Deve essere diversa. Lì la vediamo con una sola pappetta e magari con il tablet anche leggermente ingrassata. Però alla montagna, secondo me, deve essere quella di chi vuole viverci e lavorarci. Pertanto, dall'innovazione sociale, bisogna fare un salto diverso, un salto qualitativo. Parlare di welfare di prossimità. E allora vediamo come noi all'interno della CRAMAS abbiamo un po' inteso l'innovazione sociale rispetto all'innovazione solita. L'innovazione sociale ha un mercato di riferimento molto ristretto, che è fatto da comunità, da bisogni che il mercato, che il pubblico non riesce a soddisfare, mentre l'innovazione è un mercato, sono le start-up. L'area di business sono diverse, perché l'innovazione sociale lavora nell'ambiente di servizio alle persone, nelle risorse sprecate, nel disagio, nella marginalità. L'innovazione tradizionale è in tutti i settori economici e produttivi. La filosofia di fondo è per l'innovazione sociale offrire delle risposte dove il mercato e lo Stato non riescono. Per quanto riguarda l'innovazione, è rendere remunerativi i capitali investiti. E poi, insomma, vedete voi, scegliete voi quale, su quale area approfondire eventualmente i ragionamenti. A noi ci piaceva ragionare un po' perché siamo cooperativa sociale, un po' perché sta più nelle nostre corde, più che di innovazione ci piaceva ragionare di innovazione sociale. E che cos'era l'innovazione sociale per Cramars in questi 20 anni? Beh, nel 2004 Cramars si inventava un'aula didattica viaggiante per andare in giro per i piccoli paesi della Carnia, in cui si portava, dove non c'era connessione, l'aula didattica con 12 postazioni PC all'interno, con un videoproiettore, con lo schermo, con l'impianto di riscaldamento, con l'aria condizionata, con il generatore. Era un'innovazione incredibile, tanto è vero che ci hanno dato poi il premio per essere diventati in quel periodo lì una delle 10 aziende maggiormente innovative della regione. Si trattava anche in quel caso lì di disegnare delle cose diverse rispetto a quelle che erano i classici corsi di formazione che si sarebbero potuti organizzare con mezzo collovare. Cambia Food Design è stato un bellissimo progetto in cui praticamente abbiamo coinvolto i ristoranti, i ristoratori, i cuochi, i camerieri e i produttori agricoli, e abbiamo creato una competizione su chi faceva il miglior primo, il miglior secondo, il miglior dolce, eccetera, eccetera, e alla fine premiavamo quelli che riuscivano a creare dei contratti tra i produttori agricoli e i consumatori, gli albergatori, e a presentare al meglio un prodotto raccontando quello che si chiama oggi lo storytelling del dove viene il prodotto coltivato. Un'altra innovazione sociale che abbiamo raccontato più volte in questi anni è stata quella della realizzazione dei circoli di studio. I circoli di studio non sono altro che dei luoghi, dei momenti in cui delle persone che hanno uno stesso interesse si riuniscono, coordinate da un animatore, per approfondire il problema che loro hanno. Poi vedrete che noi queste cose qua non abbiamo fatto il progetto finito, lasciato da parte, ma li abbiamo ripresi tutti e rimessi in moto in una innovazione ulteriore. Boh, innovare il Festival della Montagna, abbiamo preso queste immagini qua, era un pezzo di idee per la montagna. Vi segnalo solo che c'è Gianluca Cepollaro assieme a Fabrizio Barca e a, anche se non mi ricordo più come si chiama, un'altra persona a fianco, mentre stava presentando di abitare l'Italia. Innovar TV, che era un festival sulle idee per la montagna che si è svolto per 3 edizioni, poi è arrivato il Covid e quindi non abbiamo potuto farlo. In realtà tutti avrebbero fatto, penso, dei webinar come questo. Noi l'abbiamo trasformato in innovalp.tv, che è una TV di comunità che sta su internet. Educational and Square Marginality, M4, un bellissimo progetto che si è chiuso poco tempo fa. E qua credo veramente la questione dei patti di comunità. Il problema era quello dei NEET, quello di far
alzarsi dal divano quelle persone che ne studiano, ne lavorano, eccetera, eccetera, no? Avete sentito parlare sicuramente, no? Per far questo cosa abbiamo fatto? Siamo andati comune per comune in Calabria, anche nelle Alpi Giulie, a fare un patto. Un patto assieme ai sindaci, un patto insieme alle imprese di quel luogo, un patto insieme alle associazioni di quel luogo, in cui ognuno ci dava un pezzo di contributo, ma non di soldi. Ci segnalava quel giovane lì che era a casa, che non trovava lavoro, con l'azienda del luogo si cercava di capire che il posto di lavoro potesse essere adatto a quella persona lì, e Calamars, che poi in fondo altro non è che un ente di formazione, erogava l'attività formativa necessaria per riuscire a mettere al lavoro quella persona. Quindi patti di comunità e patti di apprendimento all'interno di M Quadro sono stati sicuramente una grande innovazione realizzata all'interno di un progetto europeo. Poi vado a chiudere questa prima parte di innovazione sociale, le passeggiate sottosopra. In realtà le passeggiate sottosopra sono state un po' un caso, perché noi avevamo un finanziamento che era legato solo a realizzare dei seminari. Poi con la nascita del Covid, con l'evento del Covid, non potevamo più realizzare questi seminari. La Fondazione Dolomiti ci aveva detto: beh, organizziamo dei webinar. Abbiamo invece pensato sopra un po', e sempre con lo stile un po' di Calamars, che la contraddistingue di lavorare con la gente e lavorare dentro i territori, nei luoghi, abbiamo detto: facciamo delle passeggiate nei comuni, in cui al termine della passeggiata facciamo un esercizio di backcasting. Backcasting è una tecnica sullo studio di futuro in cui si parte da una sfida vinta importante e si ricostruisce, si ritorna al futuro a quello che si deve fare domani per raggiungere quella sfida. È inutile dirvi che le sfide principali che ci hanno chiesto di provare a vincere erano le sfide della demografia, erano le sfide di come riabitare certi paesi dove noi siamo andati a fare queste passeggiate sotto sopra. Queste erano un po' le parole chiave, no? di quell'area innovativa. Era l'innovazione, la competitività, creare reti, fare patti, il futuro, la diversità, la comunità, la distanza dal centro. Queste qua sono state le parole chiave che noi abbiamo usato per un bel po' di anni. Adesso noi siamo passati da quella che era innovazione sociale a lavorare su una questione che si chiama welfare di prossimità. E vi racconto quello che abbiamo in campo in questo momento. Beh, sicuramente noi non siamo così arroganti di credere che siamo solo noi gli innovatori sociali della montagna plurale. Abbiamo ottenuto un finanziamento, anzi, una partnership con una fondazione, per cui stiamo andando a cercare in tutta la montagna plurale se ci sono altre situazioni di innovazione sociale. Perché? Perché fare innovazione sociale in montagna ci siamo accorti che molte volte significa essere da soli, significa non condividere l'esperienza. Quindi le parole chiave erano diversità, luoghi, ma soprattutto provare a fare comunità di innovatori sociali. Questa ricerca qua la presenteremo a fine maggio 2021. La seconda ricerca che è già conclusa, è stata finanziata da un'altra fondazione, è stata questa: provare a ragionare nel periodo del Covid che ruolo hanno assunto l'ultimo negozio di alimentare all'interno di una comunità. Sicuramente, ve lo posso anticipare, non c'è problema, sicuramente non sono stati solo dispensatori di merci, di generi alimentari, ma si sono inventati delle forme di servizi. E quindi le parole chiave sono competitività, perché hanno ripreso un po' di competitività, luoghi, comunità, ma hanno saputo darsi delle soluzioni. Un'altra cosa che adesso avvieremo a maggio di quest'anno, ed è praticamente tutto il discorso che faceva Casagrande prima, cioè un discorso di rivedere, di immaginare la Carnia nel 2030.
Vabbè, questo qua lo fa l'Unione Montana della Carnia, ma noi dentro questo lavoro di progettazione di un piano di sviluppo ci dedichiamo esclusivamente all'animazione di 15 tavoli tematici che faremo tutti non in presenza con un software adeguato, e lo faremo coinvolgendo circa 300 persone, oltre 70 stakeholders che sono portatori di interessi. Questi tavoli, è un po' il discorso che faceva Casa Grande prima, no? Saranno la base di partenza per riuscire a definire una strategia che porti la Carnia a disegnare il 2030. Anche qua, futuro, programmazione, animazione, comunità come parole chiave. Poi, e questo è una cosa anche abbastanza nota, ormai sono tanti progetti per attirare nuovi abitanti, è un progetto che è già stato finanziato da una fondazione, dove noi useremo la tecnica dei circoli di studio per andare a creare quasi un'agenzia casa per valorizzare gli edifici in vendita ed eventuali esigenze di nuova residenzialità. Insomma, provare ad attirare nuovi residenti che vogliono lavorare e vivere in montagna con la filosofia che dicevamo prima, all'interno di due ambiti che sono due luoghi parco in più rivalenza. Altro lavoro che andremo a fare, che è già stato finanziato, è questo, sempre attraverso dei circoli di studio, provare a utilizzare delle forme avanzate di assistenti virtuali vocali riprogrammati per metterli a disposizione, in sostanza la parola è Alexa di Amazon, per distribuirla nelle case delle persone anziane di una località, per riuscire a capire con loro quali possono essere i servizi di cui necessitano quotidianamente, dalla consegna della spesa alla visita del medico, alla farmacia, eccetera, con un centro che poi vediamo quale sarà, in cui raccoglierà tutte queste esigenze di servizi della comunità di prossimità. Le vetrine digitali di prossimità. Questo qua è un progetto che c'è stato, abbiamo ottenuto lo finanziamento proprio oggi. La vetrina digitale di prossimità non è altro che un mega schermo che piazzeremo all'interno di 5 negozi in forma sperimentale, gli ultimi negozi alimentari, delle ultime di queste località di montagna. È una vetrina, in sostanza, una vetrina all'interno della quale potremmo risolvere uno dei problemi che incontrano principalmente questi negozi, che è quello di non poter gestire una quantità consistente di magazzino di merci che non possono avere perché non hanno fatturato necessario. Quindi andremo a dematerializzare il prodotto alimentare, proponendo una sorta di Amazon locale, ma questa vetrina dialogherà con le Alexa distribuite in giro per le comunità, ma dialogherà soprattutto con una banca che aprirà degli sportelli bancari laddove noi metteremo delle vetrine digitali. E queste sono un po' le mappe concettuali che ci hanno portato a cambiare l'atteggiamento che noi avevamo impostato per gli anni passati dall'innovazione sociale al welfare di prossimità. Che cosa è stato? Prima ragionavamo in modo un po' come fossimo marginali, eravamo una visione del passato, ci sentivamo anche marginali, vivevamo le marginali. Adesso abbiamo capito che nella visione del presente non siamo marginali rispetto a niente, noi siamo un altro centro, un centro diverso. Quindi noi ragioniamo sulle diversità. Ma essere diversi genera una diseguaglianza, o meglio, consente di capire qual è la diseguaglianza tra due situazioni diverse. E quindi ci consente di misurare qual è il disagio che si vive. E traslando un po' quello che fanno le politiche a favore delle pari opportunità di genere, andiamo a creare reazioni positive. Le azioni positive non sono altro che per le politiche di pari opportunità delle azioni che volgono a superare la diseguaglianza per garantire la parità di genere. Noi non facciamo altro che andare a generare delle azioni positive per migliorare la situazione di diseguaglianza, per eliminarla se possibile.
Grazie per l'attenzione. Grazie a Vanni Treu, direi che spunti di riflessione su queste buone pratiche ne abbiamo avuti proprio tanti. Interessantissimi i processi che si sono attivati, quelli che appunto avete fatto partire e vedrete i risultati probabilmente appunto fra qualche anno, ma direi appunto un pozzo di idee e di strategie che avete impostato. Io attendendo le domande dell'uditorio, che vedo che ancora non sono arrivate, provo a rompere un po' il ghiaccio per lanciare insomma un dialogo fra i nostri relatori, compreso Davide Fusari, che appunto ha seguito un po' la regia di queste serate. E lo vorrei fare provando appunto, richiamo un po' il metodo anche di Vanni Treu dell'utilizzare delle parole chiave, le parole che spesso si sono appunto sentite nei vari interventi sono risorse da mettere in rete, comunità, fare squadra, identità, appartenenza, patti di comunità, di apprendimento, reti. Abbiamo visto appunto delle esperienze, delle buone pratiche che ci confermano che si può fare. E la domanda che vorrei porre un po' a tutti i relatori, chiederei poi anche a Davide di inserirsi, è come effettivamente si innescano questi processi virtuosi? Le comunità a chi si possono rivolgere? Possono essere appunto strategie che riescono a elaborare da sole o hanno bisogno di contributi esterni? Quali sono i tempi per innescare questi processi? Ma quali sono anche le risorse da mettere in campo? Con Vanni Treu abbiamo visto ad esempio che sono stati chiamati in causa dei bandi europei che tanto aiutano, penso, in questi processi, ma appunto scendendo nella pratica, come funzionano queste buone pratiche? Poi un'altra cosa che volevo aggiungere, ma questa è stata la fotografia di Vanni Treu, il mito di Heidi nella contemporaneità, e c'erano le due immagini, Non posso fermarmi nel dire che io ho pensato invece a Fiammetta, questa bambina in Valle di Sole che faceva la didattica a distanza con il suo banco in alta montagna in mezzo alle capre che suo papà stava allevando. Ecco, forse questo è uno spot che insomma cerco di accostare a questo mito di Aldi rivisitato in questa chiave contemporanea. E non so chi di voi vuole introdursi o se vuole iniziare anche Davide, forse aggiungere qualcosa, ma appunto proverei a sentire insomma le vostre impressioni. Se posso faccio una riflessione. Posso parlare? Sì, prego Mariano. Vi faccio un esempio. Noi quando abbiamo deciso di darci un piano strategico, era stato menzionato prima, ho detto ma diamoci un piano strategico, vediamo di inquadrare le iniziative nel comune di Elva, che è mi piace definirlo il comune al limite superiore delle Ecumene. Ci siamo trovati come comunità e alla fine abbiamo detto quale obiettivo dobbiamo darci. Beh, l'obiettivo è venuto fuori da una ragazza giovane che ha due figli, dice guardate che l'obiettivo è quello di permettere deve essere quello di permettere a una famiglia di vivere e lavorare al limite superiore dell'ecumene dando ai figli pari opportunità. Tutto il resto viene di conseguenza, è inutile. Se uno non ha questo obiettivo, allora come ci siamo mossi? Beh, intanto abbiamo avuto un finanziamento da parte del Collegio Carlo Alberto, del San Paolo. Poi, abbiamo coinvolto gli Atenei, il Politecnico, tra l'altro il Politecnico Architettura da quest'autunno sposterà su Adelva l'atelier Riabitare le Alpi, questo è un ottimo risultato. Abbiamo proposto di affrontare la questione con un approccio olistico
all'università, al Politecnico e a Pollenzo, l'Università del Gusto, ci siamo trovati, adesso dovremo ritrovarci, cerchiamo di mettere assieme le due culture di Snow per dare un contributo e creare un ponte tra accademia e territorio. E allora stiamo cercando di lavorare in questi termini. I progetti stanno venendo fuori, l'idea di fare la comunità energetica è venuta fuori da questa elaborazione, perciò una comunità energetica di area vasta che becca le due valli, ha messo in rete 24 comuni delle due valli e lì pian pianino stiamo cominciando a mettere assieme le idee. Non è facile, perché guardate che, riflettendo anche su quanto diceva Giuseppe Casagrande, in questo momento il limite superiore dell'ecumene si sta abbassando, perché è proprio in alto, non c'è un ripopolamento, ma c'è una difficoltà a vivere. Bene, questo posso? Prego. Ma mi avete fatto venire in mente adesso un tema così che rimbalza spesso all'attenzione anche dei lavori che vengono fatti nei vari consorzi, la partecipazione dei comuni, parlo della mia provincia di Belluno. E, per esempio, nella lotta allo spopolamento serve per esempio che prestiamo maggior attenzione politica, nel senso di pressione politica, e qua ritorno al discorso che a governare la montagna non può essere la pianura, la connessione internet, per esempio, no? E allora si pensi che internet è arrivato in Italia nell'86 e ancora oggi una porzione consistente di italiani, soprattutto residenti in montagna, non lo utilizza. La crisi governata dal Covid, d'altro canto, invece, ha dimostrato che è possibile lavorare da casa, anche in alcuni piccoli comuni di montagna, dove è arrivata la banda larga, ci sono state le connessioni, è stato possibile ospitare gente che arrivava, parlo del Cadore, arrivavano i proprietari delle seconde case, in alcuni paesi sono arrivati qua all'inizio della pandemia e sono rimasti qua 2-3. Ecco, questo per esempio, Annibale, questo perché non c'è uno sforzo importante da parte della montagna, della politica, della pur risicata, povera, con pochi numeri, politica della montagna per fare una pressione? Perché questa sarebbe una roba importante anche per i nostri giovani. Questo sarebbe importante. Noi qua stanno sforando le strade dappertutto. È un gruviera dappertutto, eppure non siamo ancora riusciti a arrivare ai primi livelli di connessione. E questo qua è un'altra riflessione che secondo me, visto che stiamo parlando in un ambito anche universitario, elaborare una strategia ad hoc per questo non sarebbe male. Posso? Ma Beppi mi ha sollecitato, no? In questo ultimo passaggio. Guardate, io non mi arrogo doti profetiche. 30 anni fa io ho scritto un articolo in cui dicevo che l'isolamento della montagna può essere combattuto soltanto attraverso l'apertura di finestre sul mondo. Perché avevo scritto questo? Perché erano i primi tempi in cui si cominciava a parlare di internet, o perlomeno di uno strumento elettronico, informatico, è vero? Ecco, allora questo mi faceva pensare a quello che studiosi di scienze sociali importanti hanno definito il superamento del dualismo tra centro e periferia. Cioè, nel momento in cui si aprono delle autostrade informatiche digitali, si rompe, si spezza, cade la dicotomia tra centro e periferia. Questo è il punto. E strada facendo questo, ripeto, un articolo che ogni tanto mi dico, ma guarda un po', avevo forse intuito una cosa che poi doveva avverarsi. Non abbiamo ancora compiuto questo passaggio. Questa è una cosa su cui bisogna riflettere. Poi c'è un'altra cosa che mi ha sollecitato l'amico Vanni, la comparazione tra Trento e Udine. Allora, io spesso mi sono trovato
girando per le Alpi, perché io ho sempre girato per le Alpi, no? Dalle Alpi Liguri alle Giulie, dalla Provenza francese alla Slovenia. Bene, il problema che soprattutto sul versante italiano ho sentito sollevare spesso, soprattutto in area veneta, devo dire, è il fatto che si pensa che il fatto di avere uno statuto speciale di autonomia rappresenti la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi. Beppe, lo sai benissimo che in provincia di Belluno c'è un po' questa tendenza, no? Ecco, soprattutto nella provincia di Belluno, che giustamente, come è stato detto, è una delle tre province intralpine, cioè interamente montane, insieme con Sondrio e con Verbano Cusio-Ossola. Ecco, allora, ma non è sempre così. Ecco che entra in gioco la montanità e non solo la montuosità. Cos'è che riscontro? Vanni mi può dare atto. La regione Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma, a statuto speciale, no? Però è una regione, vero, dove c'è una parte di pianura che è preponderante e una parte di montagna che, uso il termine che a me non piace, periferico marginale, tra cui la Carnia, il Valcanale Tarvisiano, no? E alcune zone dell'Alto Goriziano. E allora il modello di governance che arriva da Trieste o da Udine, non lo so, comunque nella regione, è un modello che è tarato fondamentalmente sulla pianura. Stesso discorso vale per il Piemonte, per la Liguria, per la Lombardia. Questo discorso non vale per la provincia autonoma di Trento, non vale per la provincia autonoma di Bolzano, a fortiori, perché è quella che ha meglio vinto la sfida, no? Della presenza per tutte le fronti culturali, pre-politiche. Poi la politica è stata l'attuazione di quello che è un modus sendi di tipo culturale. E terzo, ma non ultimo, la Valle d'Aosta. Cioè queste sono le tre regioni interamente montane dove il modello di governance è, diciamo, tarato sulla montagna, no? Chiaramente in provincia di Trento c'è una tradizione forte in materia di terre collettive, di domini collettivi, quindi di beni comuni. In provincia di Bolzano c'è, come sapete, l'istituto del Maso Chiuso, eccetera, eccetera. In Valle d'Aosta c'è una minore visione comunitaria, come in tutto il nord-ovest italiano, cioè Ligure, Piemontese e Valdostano, cioè la mentalità è più individualista, ma certamente anche lì, in qualche modo, lo spopolamento è stato fermato. Ecco. Allora, questo è il problema. Non è che l'autogoverno è fondamentale, no? Fondamentale. Io sono sempre stato un sostenitore, proprio sul modello tardo-medievale, che è stato evocato, che è un modello illuminato, non è di oscurantismo di secoli bui. Secoli bui è l'alto medioevo, ma il basso medioevo è tutt'altro che buio, perché si creano le premesse delle grandi libertà, delle libertà di dissodamento nell'alta montagna e delle libertà comunali, sottolineo libertà comunali, con la nascita dei liberi comuni dall'Italia settentrionale. Quindi questo è un po' il quadro storico. Quindi l'autonomia è il presupposto, ma non può essere esaurire tutta la domanda che sale dal territorio. Quando ci sono regioni, grandi regioni, come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che hanno due terzi di pianura e un terzo di montagna, voi capite che è gioco forza questo. Cioè si crea un rapporto di subalternità che diventa automatico. Allora dico anche all'amico Mariano, è chiaro che le valli occitane cosa possono dire al Piemonte? Cosa possono dire? Ma la stessa provincia di Cuneo, no? Perché anche se c'è un risveglio di tipo culturale, linguistico e quant'altro, però in termini di rapporti socio-economici si crea sempre una situazione di subalternità. Allora, il problema è veramente un patto tra monte e piano, perché altrimenti non se ne esce. Che patto tra monte e piano non vuol dire che il modello della pianura deve essere importato in montagna, perché quello è colonialismo, è una forma di colonizzazione. Quello no, ma il rapporto, il legame deve esserci, cioè deve esserci un patto tra chi vive nelle terre alte e chi vive nelle terre basse, che pur vivendo nelle terre basse beneficia delle materie prime, no? Strategiche delle terre alte. Quindi la vera rivoluzione della montagna è questa. Se vogliamo andare incontro a un rinascimento della montagna, questo, allora le buone pratiche, io dico sempre, non per passatismo, perché io non sono passato, ma attenzione, qui si è perso la memoria storica. Quindi la rivisitazione delle buone,
delle buone pratiche in chiave storica e storiografica è fondamentale. È fondamentale, perché quando si parliamo del basso medioevo del 1100, del 1200 soprattutto, che è stato il secolo d'oro della civiltà alpina, il tredicesimo secolo, beh lì i decisori politici cosa hanno fatto? Hanno capito che le terre alte erano strategiche. Erano strategiche dal punto di vista logistico, erano strategiche dal punto di vista economico, erano strategiche dal punto di vista demografico. E allora sono stati introdotti degli incentivi. Non è che la gente si è insediata sopra i 1000 metri perché gli piaceva la montagna. Togliamoci, questo è il mito di Heidi, che io con l'amico Sergio Leolon di Belluno ho contestato. Non è il mito di Heidi, la gente non è andata in montagna perché gli piaceva la montagna, signori miei. La gente è andata in montagna perché, andando in montagna, i servi della gleba, i contadini, diventavano uomini liberi. E tutti i contratti d'affitto ereditario, no? È vero, sia di area tedesca tirolese, sia di altre aree, compreso anche il Delfinato, l'altra valle di Susa e la Val Varaita, c'è l'elemento, il leitmotiv è liberi homines. Allora diventavano, cambiava lo stato giuridico, avevi capacità giuridica, la possibilità di sottoscrivere dei contratti. Questo è l'incentivo economico. Allora la riforma deve passare attraverso la sburocratizzazione. Deve passare attraverso una riduzione di tutti gli ostacoli che lo Stato moderno centralizzato ha imposto alla gente di montagna, trasformando in gente di periferia. Questo, la vera periferia è quella delle bidonville, è quella delle banlieue, non è quella delle montagne. Posso io? Mi taccio. Vabbè, sì, sempre dopo Annibale durissima. Allora, io farei dei ragionamenti. Intanto non sono d'accordo con Annibale sulla partita buone pratiche, perché è la fregatura del secolo passato. Cioè, noi non possiamo andare a prendere le buone pratiche che si sono svolte chissà dove, chissà come, chissà quando, che ci impongono anche, perché ce le impongono, e poi non ragionarci sopra. Noi dobbiamo avere il coraggio di svincolarci dalle buone pratiche, inventare, innovare. E noi abbiamo una storia di innovatori sociali che non è da poco, lo sa benissimo Annibale Sarsa. Questa cosa qua è tremendamente fantastica, perché noi dobbiamo attingere da quel capitale umano, storico, culturale al quale non attingiamo. Prima. Seconda questione. La faccenda di internet. Allora, Covid ha detto che internet arriva dappertutto, o con Eolo o con Skype. Arriva, perché dove non arriva con Eolo, arriva con Skype. E noi abbiamo le prove. Quando abbiamo fatto il giro a intervistare i negozi di prossimità, il problema nostro per mettere su le vetrine digitali di prossimità è che tutti dovevano avere la connessione internet, perché altrimenti non funziona. Alexa non funziona. Siamo andati a misurare la larghezza della banda, che quello è il problema vero, non il segnale internet, è la larghezza della banda, perché credetemi, signori miei, oramai tutti i programmi, tutto quello che gira su internet avrà bisogno sempre di maggiore velocità, e né Eolo in questo momento né Sky garantiscono una grande banda. Terza cosa, la partita dei soldi. Io sono sempre più convinto, forse perché vivo in Friuli, e ho studiato a Friuli, ma l'ho paragonato alla Valle d'Aosta, l'ho paragonato a Piemonte, che non è mai una questione di soldi. Non è una questione di soldi, ma è questione di come si usano quei soldi. E lì vado a nozze con Annibale, perché effettivamente il concetto di montanità, e riprendo la quarta cosa che volevo dire, noi dobbiamo abituarci a lavorare mentalmente su quelle che sul passaggio culturale, sul passaggio pragmatico, che non sono politiche per la montagna, ma sono politiche per la gente che vive e lavora in montagna. Allora, se noi andiamo a prendere tutte le voci di bilancio regionale della nostra regione e a dire questo sì, questo sì, questo sì, questo no, questo no, questo no, noi scopriamo che per le politiche della montagna ci sono i soldi per le piste da sci, ma sono politiche per la montagna, chi vive e lavora in montagna, quelle? Io dico di no. Quelle sono per gli sciatori e gli albergatori, che non sono l'universo mondo di chi vive e lavora in montagna.
la politica per un rifugio, è la politica per chi vive e lavora in montagna. No, perché il rifugio viene messo al bando e lo può gestire un montanaro e un cittadino. Le politiche sul pascoli sulle marche sono politiche per gli abitanti della montagna, politiche per i cittadini, sono politiche per chiunque. La politica di una strada in montagna non è la politica per chi vive e lavora in montagna, è la politica per tutti. Allora andiamo a scindere quali sono le politiche per chi vive e lavora in montagna. E da lì scopriremo che non ci vanno niente. Perché vedono, almeno in Friuli, la montagna la vedono dalle piste di risalita, per fare promozione turistica. Ma è un'altra cosa vivere e lavorare in montagna. E sto zitto. Però bisogna, credo che bisogna stare attenti anche a non sottrarci dalle nostre responsabilità. C'è una carenza di partecipazione politica nella elaborazione dei provvedimenti per la montagna. Adesso lo dico io qua con la regione Veneto. C'è una carenza di partecipazione e c'è anche una scarsa forza politica nel farsi sentire, perché poi c'è la politica è fatta di numeri e i rappresentanti della montagna, essendo rappresentanti di popolazioni con numeri più bassi, ha meno potere di sicuro. Quindi io posso dire che nonostante le nostre battaglie nei confronti di Luca Zaia e del governo del Veneto, non è che debba in qualche modo tacere il fatto che noi non, forse non ci siamo adoperati a sufficienza, i nostri rappresentanti a livello comunale, territoriale, provinciale si sono sempre fatti sentire a sufficienza. E poi c'è l'altro discorso che dicevo, quello della scarsa forza politica partecipativa. E, do un'occhiata ora alle domande appunto del pubblico. Elisa Dacas si soffermava sulla questione appunto internet in montagna, che ancora oggi è vero, appunto Vanni ha detto abbiamo Eolo, abbiamo Sky, ma in realtà ci sono ancora delle zone che non sono coperte, e questo appunto allarga le distanze fra pianura, dove forse la rete funziona, e montagna, dove a volte va a singhiozzo. Questa è appunto un'osservazione di Elisa Dacas. Un'altra osservazione. Vanni diceva giustamente, c'è il discorso della banda, perché io mi sono espresso magari male, ha ragione lui. Cioè anche là dove c'è una debolezza tale per cui uno non viene incentivato ad attivare la sua presenza lavorativa da qualche paesetto del Comelico, per dire. Sì, infatti l'immagine di Fiammetta, della bimba in montagna, forse appunto è stata una grande fortuna, perché forse lì in Val di Sole la DAD era possibile senza tanti problemi, giustissimo. Un'altra osservazione da parte di Edi Pozzati, e qui di nuovo la grande discrepanza, o il fatto di non pensare di tradurre il governo del territorio, le azioni del territorio di pianura in montagna. Le dice sì, non è tutto oro quello che luccica, modelli padani di allevamento zootecnico che vengono portati nelle nostre vallate, qui c'è un grande scarto, insomma, l'agricoltura intensiva a discapito dei piccoli agricoltori. E anche questa è una questione che vediamo purtroppo anche in alcune delle nostre vallate del Trentino. E mi ricollego con questo e allargo un po' il discorso, e forse chiedo anche di darmi un po' di farmi un po' da spalla a Davide Fusari. Abbiamo parlato nei vostri interventi, insomma, abbiamo capito che comunque è fondamentale avere anche dei gruppi interdisciplinari nella programmazione di queste strategie. E proviamo a scendere, cerchiamo di portare acqua al nostro mulino. Tanti dei nostri ascoltatori sono appunto pianificatori e architetti, e la domanda che chiedo, che quindi avete potuto forse sperimentare nei vostri casi, è: qual è
stato nelle vostre esperienze il ruolo del governo del territorio e della pianificazione nelle vostre scelte, nelle iniziative. C'è stato un dialogo, lo sviluppo è stato possibile anche grazie a un intreccio, relazioni con quelle che possono essere delle norme o degli strumenti di pianificazione adatti, adeguati a quelle situazioni. Grazie a voi alcuni strumenti si sono specializzati per poter portare avanti alcuni di questi progetti o come potrebbero specializzarsi, quindi dalla vostra esperienza a quelli che potrebbero essere forse delle esperienze che potrebbero valere anche nei nostri contesti. Ringrazio Emanuela per questa domanda. Prima non mi sono introdotto perché la discussione che ha seguito agli interventi viveva di vita propria ed era molto interessante seguire lo scambio. Ringrazio Emanuela anche per la domanda, perché era proprio quella che avrei voluto fare io. Nel primo incontro Antonio De Rossi ci ha ricordato l'importanza del progetto di spazio nella territorializzazione delle pratiche e nel comprendere come i progetti anche di innovazione sociale, culturale ed economica possono radicarsi sui territori. Mariano Allocco prima ha citato il ruolo del Politecnico che nel suo caso entrerà a far parte della squadra di lavoro sui territori. Molto spesso le pratiche interrogano gli strumenti e sono loro a domandare, a chiedere un'innovazione dei modi del progetto e del piano. Quindi rinnovo anch'io la domanda di Emanuela, che credo sia molto importante, e vorrei sentire cosa ne pensate. Posso? Vi dico, io sto con la questione della comunità energetica e con la presidenza della Maire SpA, è venuto fuori in maniera molto evidente una questione che dovremmo mettere sul tavolo dell'organizzazione e del sia politica. Noi dobbiamo capire che ci sono due macchine, quella istituzionale, le amministrazioni pubbliche, e la macchina dei privati, le imprese, che viaggiano a velocità diverse. Perciò noi abbiamo in questo, ho citato la questione della strategia SNAI, delle aree interne, perché tutto l'impianto burocratico che gira attorno a questa strategia non combina con le attese degli imprenditori sul territorio. Perciò questo è un grosso sforzo che dobbiamo fare. La stessa questione riguarda la questione delle comunità energetiche. È chiaro che se dobbiamo parlare con delle imprese medie di fondovalle e se dobbiamo realizzare delle comunità energetiche, queste comunità energetiche devono avere una prospettiva di realizzazione un anno e mezzo, al massimo due anni, non andare oltre. Perciò questo, da un punto di vista organizzativo, questa è veramente la grossa scommessa che in questo momento ci troviamo ad affrontare. Se posso aggiungere una richiesta a Mariano Allocco, sì. In che maniera è stato coinvolto il Politecnico? Che quesiti sono stati posti? Voi vi state interfacciando con loro? In questo momento io ho lavorato un po' di anni per quanto riguarda il Politecnico di Mondovì, Politecnico di Torino, che ha aperto Mondovì. Lì in quella sede poi è stato proposto il coinvolgimento del Politecnico per individuare quali sono le criticità di una strada, quella strada di collegamento
Annibale ha ben presente qual è la situazione della strada del Vallone, che in questo momento è chiusa. Il Politecnico, col Politecnico si è creato un rapporto di collaborazione lì, poi siamo andati avanti e si sta lavorando su altri progetti. Ma non è solo una questione che riguarda il Politecnico, perché è chiaro che in questo momento c'è anche la Facoltà di Agricoltura, perché se il Politecnico comincia, le faccio un esempio, l'architettura comincia a individuare un progetto per recuperare un mulino, per recuperare un forno, per recuperare dei laboratori, è chiaro che poi su quel mulino qualcuno deve macinare qualcosa, perciò ecco che interviene Agricoltura, con la quale stiamo individuando possibili coltivazioni. Interviene, poi si coinvolge, entra in pista anche Pollenzo con l'Università del Gusto per individuare delle filiere corte. Perciò è quello che dico, non si tratta di coinvolgere, e tra l'altro sono convinto e ci stiamo muovendo per coinvolgere sì dei professori in particolare, ma proprio gli atenei, gli accordi stanno andando a livello di organizzazione di università, non con singoli professori. Grazie. E infatti si spostino, se guardate in rete che cos'è l'atelier Riabitare le Alpi Su, hanno lavorato 3 anni in Val Germanasca, ha fatto più di 100 progetti, adesso ci si spostano qua, ma è sicuramente una bella opportunità. In questo senso, e dopo concludo, mi era piaciuto molto la prima volta che ci siamo sentiti il tuo aver messo al centro del ragionamento sulla pianificazione la presenza e il ruolo della società nel territorio abitato. Della società intesa, scusami? Dell'uomo, mi sembrava che avevamo... Ah, beh, certo, no, ma il ragionamento che ho accennato anche prima, che in questo momento, se vogliamo pensare, guardare alla montagna, e questo è un messaggio che dovremmo dare, stiamo cercando di darlo al mondo della politica, che guarda alle Alpi, che guarda le nostre valli, avendo come centrale l'ambiente. Si guarda alle Alpi con la centralità della politica e sull'ambiente. Dico, dobbiamo spostare questa centralità collocandola sull'uomo che quell'ambiente vive. Quella è la grossa scommessa che noi dobbiamo cercare di fare. Questo è veramente la grossa proposta che dobbiamo cercare. E quando si parla di un patto fra montagna e pianura, la sostanza del patto è quella, dice: ragazzi, lasciateci vivere la montagna e indirizzate le politiche montane all'uomo che la montagna vive. Non so se voleva aggiungere qualcosa anche Vanni Treu, appunto, sulla questione della pianificazione. Io sto pensando ai vari progetti, insomma, esposti dal bus alle iniziative comunque sui centri studi culturali, e a proposito un'altra riflessione di Bruno Zanon, che dice, appunto, riferito proprio al bus informatico, dice: lo diffonderei, perché oltre ad avere la banda larga bisogna avere le competenze per usarle, idea per sapere cosa farne. Ma anche lì, appunto, è strategico capire come funziona la rete, i servizi che devono gravitare attorno a queste iniziative. Cioè, sicuramente la parte di decisionale, di pianificazione, ha avuto un ruolo importante, presumo. Io credo che l'aspetto che ci contraddistingue un po' sia quello del non lavorare in ufficio, andare nel territorio, stare fuori. Più uno sta fuori, io non vedo l'ora la prossima settimana che diventiamo un po' meno arancioni per tornare, andare a cercare, a chiacchierare con gli innovatori sociali.
perché uno più va fuori e più impara, più riesce a connettere persone, più riesce a essere creativo, a trovare soluzioni, no? Una delle chiavi, infatti, di quella carrellata, ma guardate che è letteralmente una miseria di progetti, no? Di quello che io ho raccontato, è la capacità di generare progetti con la comunità. Perché se uno non è, se un consulente, una società, una cooperativa nel nostro caso, non è generativa, torna a vivere di quella roba vecchia che noi abbiamo chiamato vecchia, che è l'innovazione sociale. Torna a fare la cooperativa sociale che gestisce un appalto di servizi. A noi quello non ci interessa. A noi ci piace provare a immaginare che il welfare di prossimità non sia un costo per la collettività, ma che sia un investimento. Allora la soluzione finale è che deve generare reddito per qualcuno, generare vantaggio competitivo per qualcuno, e quindi va avanti per camminare con le sue gambe. Se fosse vero questo assunto che noi stiamo cercando di mettere in pratica da un po' di tempo, vi potrei dire questo, che per generare innovazione sociale, nel nostro caso, bisogna fare animazione locale. L'attività di animazione, che era una grande pratica che si era presa negli anni 90 con quelle che erano le agenzie locali di sviluppo locale dei leader, che si erano anche formate delle figure professionali che erano agenti di sviluppo locale, si sono perse completamente. Si sono perse completamente. Non si va più sul territorio a parlare con la gente, a raccogliere i bisogni della gente. Perché a me piacerebbe anche fare questa domanda, ma domani tu hai internet con la banda super larga. Cosa fai di internet con la banda super larga in cima a quel cuzzolo della montagna? Me lo sai dire? Internet è giusto averla, ma voglio anche avere il progetto per dopo. È una questione di cittadinanza, ma dimmi cosa fai dopo, perché questo è il problema vero, no? E non si riesce a immaginare la sostenibilità, e per immaginare la sostenibilità bisogna uscire dall'ufficio, andare con la gente e cominciare a chiacchierare, a pianificare, a raccogliere suggestioni. Grazie. Ci sono altre, sto guardando se abbiamo altre domande da parte dell'uditorio, ma abbiamo chiuso. Io non so se qualcuno di voi ancora vuole altre riflessioni, osservazioni, se no pian pianino magari andrei verso la chiusura. Ma innanzitutto ringrazio di cuore i nostri relatori. Io ho continuato a prendere appunti di 10 fogli di appunti di suggestioni che poi serviranno anche per il workshop che appunto inizierà la settimana prossima, e io penso che alcuni anche fonti bibliografiche che sono citate rientreranno anche nel materiale che daremo ai nostri studenti. Quindi vi ringrazio ancora, perché ci avete fornito la base poi su cui andremo a lavorare direttamente sul territorio delle giudicarie esteriori, a partire da maggio. Grazie ancora a tutti voi. Io lascerei quindi la parola ad Umberto per la conclusione, e direi allora a tutti di un arrivederci alla settimana prossima con le prossime iniziative di STEP. Grazie ancora. Grazie anche da parte mia. Grazie Emanuela. E io non posso che anche in questo caso accodarmi ai ringraziamenti per i preziosi contributi che abbiamo avuto questa sera da parte di Annibale Salsa, di Giuseppe Casagrande, di Mariano Allocco, di Vanni Treu e di Davide Fusari. E vi do appuntamento alla prossima settimana, il 28, con l'apertura di Next Step, in cui ci sarà la Lectio Magistralis di João Núñez, la partecipazione è aperta al pubblico, e vi auguro una buona serata.
Invito i relatori a rimanere collegati aspettando che si